Oggi a Torino l'Italia che resiste si ritrova in segno di protesta contro certe politiche per l'immigrazione e per favorire un clima diverso, più disteso e di dialogo. Perché siete qui? Siamo qua perché l'integrazione e l'accoglienza sono una tradizione del nostro paese ed è quello che noi ci auspichiamo continui a essere. Invece in questo momento la politica sta andando in direzione contraria, persone che scappano sono considerate un pericolo, il migrante economico è diventato il nemico e anche i profughi che una volta erano oggetto almeno di compassione, di necessità di aiuto, sono diventate delle persone indesiderate. Si usano i numeri a sproposito, si usano delle frasi di una violenza inaudita, si fa la guerra tra i poveri. Io credo, e tutte le persone che sono qua per lo stesso motivo, che il diritto invece alla vita, innanzitutto, perché qua parliamo di gente che muore, il diritto alla salute, all'accoglienza sia imprescindibile, che soccorrere sia fondamentale, che il reato peggiore sia l'omissione di soccorso, e di conseguenza vogliamo continuare proprio a essere umani, a restare umani, e abbiamo indetto questo evento. In che modo voi agite sul territorio piemontese? Io parlo a nome del CRIS, che è il gruppo Immigrazione e Salute del Piemonte, di cui sono referente. Il nostro obiettivo è la tutela della salute, che invece con il decreto sicurezza viene meno il diritto alla salute, perché vengono meno i permessi di soggiorno umanitari, che sono stati cancellati, sostituiti con permessi per cure, ma in cui le cui caratteristiche non sono note e soprattutto non si potranno convertire in permessi per il lavoro, quindi viene meno l'integrazione che passa anche per il lavoro. La mancata iscrizione al registro di residenti impedisce, nonostante si dica di no, ma di fatto impedisce l'iscrizione dei richiedenti asilo al Servizio Sanitario Nazionale, e questo ostacola l'accesso alle cure. La salute è fondamentale.